come è morto Angelo Guglielmi, e quanti anni aveva, nel nostro articolo tutti i dettagli sulla carriera del direttore televisivo Angelo Guglielmi è morto oggi a Roma all'età di 93 anni. Ma cosa aveva? Scopriamo tutto sull'uomo che ha rivoluzionato la RAI. Legge anche, Flavio Briatore Patrimonio, quanti soldi ha? Quanto guadagna? Quanto fattura? Prezzo pizza? Dove si trovano i ristoranti? Quali sono le sue aziende? Chi era Angelo Guglielmi? Angelo Guglielmi è stato un critico letterario, saggista, giornalista e dirigente televisivo italiano. Sotto la sua direzione sono nati programmi televisivi cult che ancora oggi abbiamo modo di guardare, fra questi ricordiamo, Telefono giallo Samarcanda Un giorno in pretura la TV delle ragazze Blob Chi l'ha visto? Angelo Guglielmi è morto a Roma l'11 luglio del 2022 all'età di 93 anni. Carriera Guglielmi era nato ad Arona, in provincia di Novara, il 2 aprile 1929. Dopo essersi laureato in lettere, a Bologna, nel 1951 ha vinto il concorso in RAI, tre anni dopo. Nel periodo fra il 1987 e il 1994, sotto la sua direzione, sono nati programmi cult come quelli sopracitati e ancora ricordiamo, quelli che il calcio avanzi Tunnel Storie Maledette oltre ai programmi televisivi, poi, Angelo Guglielmi ha lanciato personaggi d'eccezione come Corrado Augias, Michele Santoro, Donatella Raffai, Serena Dandini, Fabio Fazio, e Franca Leosini. Come è morto Angelo Guglielmi? Angelo Guglielmi è morto lasciando il mondo della televisione nel pieno sconforto, Andrea Vianello direttore del GR Rai e Rai 1 lo ha voluto ricordare così, non sappiamo esattamente quale malore abbia colpito Guglielmi ponendo fine alla sua vita. Moglie e figlia sulla vita privata di Angelo Guglielmi non abbiamo informazioni, fra i tanti messaggi di commiato ancora non emergono quelli dei familiari. Gruppo 63 Guglielmi è stato insieme a Edoardo Sanguinetti e Umberto Eco il fondatore di Gruppo 63, divenendo a tutti gli effetti un riferimento fondamentale dell'avanguardia letteraria italiana. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.